Bentornati in questa puntata di Te la do io la Malesia. Eccoci qua, siamo di nuovo per le strade di notte, il mio primo giorno qui, e abbiamo scoperto chi è che va in giro ad appendere questi palloncini colorati fatti con la carta di riso. Abbiamo scoperto, eccolo là, ci sono queste vie caratteristiche, vedrò di zoomare. Ecco, vedete, appendono questi palloncini, sono molto caratteristici. Adesso non so se sono qui perché è una qualche festività oppure ci sono sempre. Comunque questo qui è il quartiere cinese, probabilmente per rimarcare questo fatto etnico, perché la Malesia comunque è divisa in diverse etnie, tra cui abbiamo soprattutto moltissimi indiani in questa zona, moltissimi indiani, moltissimi musulmani, soprattutto di colore, ne ho visti tantissimo. Qui nelle vie siamo nel centro, comunque non ci sono le condizioni igieniche che troviamo in Europa, abbiamo la spazzatura così buttata in giro per strada, abbiamo spazzatura, cioè sembra, non è come in Europa, però diciamo certi posti dell'Italia sono più o meno così, ecco, non è che c'è tantissima differenza. Prima qui ho visto anche passare dei ratti enormi, c'erano dei ratti che probabilmente li mangiano, quando passa il ratto, pam, gli danno una botta in testa e se lo mangiano. Eccoci qua, qui sono i ratti, li ho visti uscivano fuori da qua sotto, ci sono i famosissimi ratti, lasciano la spazzatura per strada, cioè su tanti punti di vista sembra alcune zone dell'Italia, come anche come stile abitativo. Ecco, abbiamo lì il gatto che sta attraversando la strada. Ok, il mio giro notturno questo giorno proseguirà ancora, spero di non perdermi perché poi dopo non riuscirò a trovare dove tornare indietro per andare a dormire, spero di non, casomai chiedo a qualcuno, di tanto in tanto qualche faccia losca la troviamo in giro. Ecco, questo, anche questo qui c'è la mania dei palloncini, questi ne ha messi proprio tantissimi. Guardate, c'è gente che dorme di notte, un po' come in Brasile. Ci sono delle case, sono degli ostelli questi qua, ostelli, hotel, guest house, lì c'è scritto hostel. E guardate com'è molto molto carino questo qua, c'è il tavolo, molto, posti molto caratteristici. Non so quanto possano essere ospitali a chi vada a cercare le comodità, per esempio dove sono io sono messo molto male, però a me sinceramente quando c'ho un letto per dormire poi non è che vado a trovare altri extra. Ecco, lì troviamo un chioschetto con la cucina tipica, che penso proprio di mi fermerò qua, andrò a provare le prelibatezze di questo posto e ci sentiamo fra un attimo.